signori, andiamo verso un'altra missione di questo atto primo di Watch Dogs 1. Dopo il Grande Fratello, vediamo a chi tocca. Se TOS raddoppia le guardie, io raddoppio le armi. Contratto da Fixer. Buono. Acquista il fucile al salto 416, ok. Ehi, hey, come ti va? Ok. Quanti soldi ho? Nelle ultime settimane 800. I TOS di Chicago hanno aumentato la sicurezza a causa di numerosi attacchi del gruppo di hacker DedSec. La portavoce della Bloom, Charlotte Garner, ha risposto alle nostre domande. La sicurezza è fondamentale. Quindi abbiamo arruolato della sicurezza privata per ogni centro. Va bene così. Sono tutori dell'ordine, addestrati. Grazie. Nelle regioni più pericolose del mondo. Ma signorina Garner, i tutori dell'ordine di cui parla sono mercenari. Molti hanno la fedina penale sporca. Hanno prestato servizio nell'esercito. Attenzione, ma non dobbiamo punire i nostri soldati per aver servito il loro paese, no? Non può succedere davvero. La rete di TOS, perfetto, è ben protetta. E questo dà ai cittadini di Chicago la tranquillità che meritano. Abbiamo sentito la portavoce della Bloom sulla sicurezza del CTOS. CTOS significa niente meno che Central Operating System. Tutto qua. Se non serviva. Sto sfondando tutto, va bene così. Cioè, se io... È possibile che la macchina si rompa così? Per dei paletti di plastica? Va bene, va bene, va bene. Allora, Backstage Pass è la missione. La sicurezza non scherza. Vediamo. Devo accedere. Troverò chi minaccia la mia famiglia. Telecamera. Voglio il nome della voce al telefono. Sto facendo cose a caso, ragazzi, eh. Potresti essere tu? C'è qualcosa che non va. Sono armato! Fatti solo! Come pensavo, nulla di strano. Allora. Carrello elevatore, ok. Trova una guardia col codice d'accesso. Telecamera, forse sono troppo lontani quelli? Vogliamo vedere chi si stacca prima. Sembra tutto a posto. Abbiamo sbloccato il cancello. Cazzo, ma è uno scherzo! Ah, è vero, possiamo fare esplodere le persone. Vieni qui, posto, posto. Ho ucciso un criminale. Attenzione. Allora, intanto magari avviciniamoci. Per vedere come vanno le cose, perché ripeto, di questo gioco non ricordo veramente nulla. Non vedo niente. Proseguiamo. Occhio! C'è nessuno. Telecamera. Oh, eccolo qua. Lui ha l'accesso. C'è da arrivare laggiù tramite le telecamere. Quindi tac, tac. Forse così. Questo c'ha la telecamera incorporata. Attira. Andiamo adesso. Infiltrati, perfetto. Ok, questo mi pare abbastanza easy per ora. Ripeto, per ora. Per ora, perché poi
ne avranno alcuni veramente da sbatterci la testa. A posto. A posto un cazzo. Ok, bene così. Sblocca. Ci siamo. Sono dentro. Cosa? Cioè, nel CTOS? Di già. Sto guardando la rete proprio ora. Adesso puoi accedere. Posso farlo anche io. Il profiler è online. Abbiamo i loschi segretucci di chiunque a portata di click. Sta evidenziando roba di tutti i tipi del quartiere. Qualcosa potrebbe farmi comodo. Tieni d'occhio il traffico online. Potrebbero esserci dei fixer. Se io li vedo, loro vedono me. Ok, devo andare. Io ho fatto abbastanza. Fammi rintracciare la chiamata. Ci sentiamo. Abbandoniamo l'area così, proprio pulito, pulito tranquillo. Peccato. Peccatissimo, volevo ammazzare qualcuno. Nel gioco, preciso. Backstage pass completata. Accesso al quartiere sbloccato. Beh, hanno aperto i manicomi. Questi pazzi pensano che la città sia loro. Hai un accendino, perché... Allora, prima della prossima missione, un attimo. Cioè? Ho fatto un accordo con un cliente molto esigente. Gli serve un autista. No. La storia è questa. Stamattina ho trovato Maurice che cercava di svignarsela dalla sua cameretta. Quindi devo spostarlo. Come assomiglia ad Ezio? Passare la patata bollente a te, visto che lui è un tuo problema. Ma non è nel mio stile. Finisco sempre ciò che inizio. E tutto quello che ti chiedo... Va bene, ok. Lo faccio. No, beh, non voglio costringerti. Ho detto che lo faccio. Esattamente di che si tratta? È una consegna. Spostare un tizio. Che ci vuole? Però ricorda che c'è in ballo la mia reputazione. Sborsa una fortuna per avere il miglior autista di Chicago. Allora è fortunato. Bella la macchina. Vabbè, e ragazzi, sicuramente punto abilità ottenuto, giusto? Dove lo vedo? Pardon. Ma io vorrei tanto l'albero delle abilità, se possibile. Forse c'è da scendere, forse? Ok. 0 punti, bellissimo, quindi tutto sto casino per nulla.